ragazzi, eccomi oggi con un nuovo video su un acquisto che ho fatto tramite il sito di Estrosa e vi sto parlando degli smalti semipermanenti di questa linea italiana. E, come avete visto l'altro video, ho acquistato il set col kit per lo smalto semipermanente della Laila. Stavolta ho voluto acquistare anche qualche colore di Estrosa perché voglio capire qual è meglio. Comunque i prezzi variano abbastanza perché Laila costa 16,90 a colore, mentre Estrosa sui 22 euro più o meno. È molto più cara, però si può trovare anche in offerta in altri siti. Ora sono sul sito Diretta, però ho fatto una cavolata, nel senso che ho visto poi un altro sito che c'era risparmio di 2-3 euro a colore. Comunque vabbè, ormai. Ora vi faccio vedere il pacchetto, l'ho appena aperto, solo che ho dovuto rifare il video perché mi hanno interrotto e quindi ormai è aperto e non posso farvi rivedere tutto, ma... Allora, praticamente l'ordine arrivato stamattina contiene due rotoli da 500 pezzi di queste salviettine che servono per fare la rimozione, vedete, sono rettangolari e appunto va messo l'acetone sopra, messo sul dito e tenuto 10 minuti per rimuovere. Dunque, il rotolo costa 3,80 euro da 500 pezzi. Poi, ovviamente era veramente sigillato benissimo il pacchetto, guardate anche solo tutti i pezzi, sono... Poi mi è arrivato il Defense Coat 2-in-1 protezione e rimozione, che è la protezione per l'unghia e facilita anche appunto la rimozione dello smalto e va applicato prima del colore. E questo l'ho pagato 20 euro. Poi il lucidante, che è quello finale che fissa il colore, insomma l'ultimo strato che va dato, lo smalto gel lucidante, e questo l'ho pagato 18 euro. Poi li chiusi. Questo invece, che è la base, che va data come primo passaggio, che asciuga l'aria in 30 secondi, e mi è costata sempre base 10 euro questa. E ok, e quindi questi sono i tre prodotti necessari per poter fare lo smalto semipermanente in tutti i suoi passaggi. Ora vi faccio vedere i colori che ho acquistato, che sono questo verde, che è il Giada, e le confezioni sono da 14 ml e hanno una durata di 12 mesi dall'apertura e catalizzano in 180 secondi in lampada UV. Poi ho ordinato il colore Scarlet, che è una specie di fucsia sul bordeaux. Pensavo fosse più sul rosso, invece no, è più sul fucsia bordeaux. Poi ho ordinato questo bellissimo rosa essenza, molto molto bello. Questo bellissimo pesca, color pesca, chiaro. E per finire questo, che è rosa pantera ed è un bel fucsia. Questi sono i colori coordinati, vi dico i prezzi. I colori costano 18... Ecco, vi ho detto male i prezzi, lo sapevo. Allora, ricapitoliamo i prezzi. I smalti semipermanenti colorati costano 18 euro al pezzo più l'IVA, quindi sono 3,96 euro di IVA, comunque diventano sui 21,90 euro l'uno, ok? Mentre per la base
Sono 10 euro più 2,20, quindi 12,20 euro la base. Non avevo contato l'IVA. Il defense coat costa 20 euro più 4,40, quindi 24,40 euro. E il lucidante costa 18 più 3, 21,96. Questi sono i prezzi. E appunto il rotolo, questo delle salviettine per le unghie, costa 4 euro qualcosa. In allegato mi hanno mandato il librino dell'estrosa con all'interno tutte le colorazioni. Sono veramente bellissime. Guardate. Ci sono anche questi nuovi fluo che costano molto di più, penso sui 24 euro l'uno. E niente, io sono contenta di questo acquisto, ora li proverò e vi farò sapere se vi interessa, se sono migliori di Laila o meno, e anche l'applicazione com'è. Se volete, siete interessati, vi posso fare anche un video sull'applicazione di questo smalto, che è tanto semplice e ve lo consiglio perché appunto dura dalle 2 alle 3 settimane e non si sbecca, quindi è fantastico. Vedete, io ce l'ho già da una settimana e più, però lo voglio togliere solo perché voglio provare questi colori. E niente, sono contentissima di questo acquisto. Purtroppo è costato tantissimo questa roba, però il materiale ci vuole per partire. Ora per un po' sono a posto perché ho già un po' di colori. E niente, vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video. Ciao!